DDL Pillon non esiste, voglio essere chiaro. C'è un DDL firmato dalla maggioranza di governo, riscontriamo un grave disagio nel diritto di famiglia. Ci sono donne lasciate sole a crescere i figli, ci sono papà che vorrebbero stare di più con i loro bambini e non riescono a farlo. In generale il diritto di famiglia mette gli uni contro gli altri, mentre si dovrebbe arrivare a una transazione, a un accordo, a evitare il conflitto. Un testo oscurantista che vuole scardinare completamente il diritto di famiglia in Italia. Questo è il primo passo di una restaurazione nostalgica a un presunto età dell'oro, famiglia Mulino Bianco, presunta degli anni non si sa bene quali. Io sono pronto ad ascoltarvi, voi siete pronti ad ascoltare me, punto di domanda. La sua legge è per obbligare il mediatore familiare. La mediazione è vittima di un grande inganno. Si è raccontato in ogni dove che questo DDL vuole imporre il percorso di mediazione. Niente di più falso. Non è obbligatoria in quanto tale. È semplicemente previsto come obbligatorio un primo incontro informativo e gratuito cui le coppie possono partecipare per essere informate su che cosa sia la mediazione. Dice sostanzialmente che gli adulti, donne e uomini del nostro paese, non sono da soli sufficientemente responsabili per decidere della loro vita. La mediazione è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie e senz'altro è emerso che può essere uno strumento per almeno togliere parte della conflittualità. Vuoi che tuo figlio faccia tennis? Benissimo, però lo paghi tu. Ti attribuisci per capitoli di spesa l'intera spesa dello sport, piuttosto che dei vestiti, piuttosto che della scuola privata o del corso di inglese o di non so che cosa. Viene modificata la modalità di irrogazione del mantenimento per i figli. Perché? Perché siamo convinti che il figlio debba essere mantenuto da tutti e due i genitori, ma debba essere mantenuto in modo, diciamo, parametrato al reddito di ciascuno. Non tiene conto che c'è una condizione non pari di partenza tra donna e uomo, quindi che purtroppo tocca la maggioranza delle famiglie italiane, è intanto contro una condizione reale, quindi è contro le donne. Abbiamo preso nota di tutte le osservazioni, ovviamente comunque il criterio sarà quello della proporzionalità e anche lì stiamo elaborando delle soluzioni da sottoporre alla Lega. Nostro figlio non è un pacco postale, basta famiglia tradizionale. La legge 54 del 2006 prevedeva già l'affido condiviso, peccato però che i tribunali siano rimasti al vecchio modello di affido esclusivo, in cui c'è il genitore collocatario, che è quello che fa la parte del leone, che di fatto continua l'opera educativa, la genitorialità, eccetera, e l'altro genitore che è diventato il genitore ludico della festa. È inutile parlare di cogenitorialità, perché al 98% dei casi di divorzio e separazione in Italia già i bambini sono in affido congiunto. Il DDL Pillon, che vuole trattare i bambini come pacchi postali, metterli dentro a un trolley, 15 giorni in una casa, 15 giorni in un'altra, sradicandoli spesso anche da contesti sociali. Pensate a una grande città come Roma, se la mamma vive all'Euro e il padre vive alla Storta, quel bambino fa 40 km ogni due settimane, perde gli amici del cortile, perde i compagni di classe, quindi è un testo di cui non si può salvare davvero niente.